Rassegna stampa di oggi, 18 settembre 2018, questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science, Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Mattarella e i genitori, bulli pericolosi quanto gli studenti, e la sicurezza delle scuole non è tema da varie ed eventuali. Il Presidente della Repubblica inaugura l'anno scolastico all'Isola d'Elba. I genitori che aggrediscono gli insegnanti dei propri figli rappresentano un segnale d'allarme che non va sottovalutato, ha detto, e ricorda la promulgazione delle leggi razziali. 70 anni fa l'anno scolastico si apriva con l'espulsione dalla scuola pubblica di tutte le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini ebrei, una delle pagine più brutte e tristi della nostra storia. Ammortizzatori sociali, allarme sindacati, in scadenza per migliaia di lavoratori e non più rinnovabili a causa del Job Act. A partire dal 24 settembre, da nord a sud, in molte aziende verrà superato il limite dei 36 mesi di cassa integrazioni e contratto di solidarietà a disposizione nel quinquennio. Lo scrivono i sindacati annunciando un presidio sotto il MISE. La richiesta di FIOM, CGIL, UILM e FIM, CISL dicono che il governo intervenga per evitare migliaia di licenziamenti. Olimpiadi 2026, Sala detta le condizioni a governo e CONI, il Movimento 5 Stelle dice pretese insostenibili e impossibile procedere. Sta crollando tutto, insomma, il sogno olimpico d'Italia 2026 è a un passo dalla fine, troppe divergenze fra le tre città candidate, in particolare tra Milano e Torino, che invece di fare squadra continuano a tirare dalla loro parte la coperta troppo corta del dossier. E a staccare la spina potrebbe essere ancora una volta il Movimento 5 Stelle. Non è possibile procedere quando determinate condizioni proposte da CONI e governi non sono sostenute da una città così importante come Milano, a causa delle dichiarazioni del suo sindaco, è stato detto. Legge di bilancio, vertice a Palazzo Chigi, Conte dice analisi degli sprechi per attuale contratto, vicepremier dice via rami secchi, analisi degli sprechi, insomma, da tagliare, e il rilancio della crescita attraverso i punti qualificanti del contratto di governo. E questa è la linea emersa nel vertice ristretto per approntare il varo della legge di bilancio da parte del governo Lega Movimento 5 Stelle. Gli interventi previsti dal contratto giallo-verde sono in fase di piena discussione, anche se il Presidente del Consiglio parla di lavoro svolto in totale armonia. Processo Maroni, motivazioni, si adoperò per un incarico a Carluccio. Gli SMS alla Paturzo, io e te soli, bacini everywhere, così era scritto. Alla selezione di Mara Carluccio, collaboratrice di Maroni, per l'affidamento di una consulenza da parte dell'ente regionale Eupolis, si è giunti non già all'esito di una regolare procedura di selezione, ma per vie traverse, lo scrivono i giudici. Nella sentenza riportate anche gli SMS all'ex collaboratrice Paturzo. Ha scritto: ciao bella, ci vediamo alle 17 in regione, e poi stasera io e te da soli, se vuoi, bacini everywhere. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.